Il PDL mantiene gli impegni, fuori dalle case popolari rom e delinquenti. La frase, che campeggia su manifesti 6x3 a Pescara, ha suscitato reazioni piene di sdegno da parte del mondo politico. Probabilmente hanno influito sulla scelta dell'infelice manifesto gli ultimi episodi che si sono verificati nel quartiere Fontanelle di Pescara, dove da anni i residenti chiedono il ritorno alla legalità che prescinde dall'essere rom italiano, albanese o francese. Chi delinque è semplicemente un criminale, senza distinzione di razza o credo religioso. Nei confronti dei rom, però, è inutile nasconderlo, persiste una certa intolleranza, forse a causa della loro difficoltà ad integrarsi o a rispettare le regole. Tra i primi a chiedere la rimozione dei manifesti, l'associazione culturale Tem Romano Onlus. Bisogna isolare le mele marce, dichiara il presidente Santino Spinelli, ma non si può condannare un popolo intero. Il PD ha parlato di intolleranza e razzismo. Spero in un rapido ravvedimento, ha detto il consigliere regionale Sclocco. Magari ci starebbe bene un 6x3 con su scritto: il popolo del PDL si scusa per l'errore orrore. A tentare di riportare entro i giusti binari la polemica è il consigliere regionale e coordinatrice cittadina del PDL di Pescara, Federica Chiavaroli. Il cartellone, secondo il PDL, voleva essere un plauso alla politica di sgombero degli abusivi dagli alloggi popolari. Una frase ad effetto, forse troppo sintetica, ha detto Chiavaroli, ma che deve essere interpretata al di là di ogni strumentalizzazione e solo per quello che vuole rappresentare, cioè l'impegno delle istituzioni ad assicurare un diritto fondamentale come quello alla casa a chi ne ha pieno titolo. La Chiavaroli infine esclude alcun intento discriminatorio o tantomeno razzista nei confronti delle famiglie rom, ma ormai la gaffa è stata fatta. Magari, ci permettiamo di suggerire, per la prossima comunicazione politica il gruppo consigliere regionale del PDL farebbe meglio rivolgersi ad un professionista della comunicazione.